Che cos'è un paradosso? Allora, il paradosso deriva dal greco paradoxa, cioè contro l'opinione comune. È sostanzialmente un'affermazione, una tesi, che è contraria all'opinione comune, a quello che sembra verosimile, ma quindi sono i paradossi, sono contraddizioni, come abbiamo scritto, apparenti in argomentazioni a prima vista corrette. In realtà non sono contraddizioni, quindi si vedrà poi per ogni paradosso, poi non ci sono contraddizioni e le argomentazioni sembrano a prima vista corrette, cioè le argomentazioni che farebbero trovare questa contraddizione, ma le argomentazioni poi non sono corrette. Nella scienza si è appena un po' modificato il significato di paradosso, è dato a indicare una tesi che sembra contraddire principi generali, ma che all'esame critico si dimostra valida, comunque sempre con questa definizione, appunto, che è un po' contro l'opinione comune, ma poi è vera. Quello che sarà un po' una fatica per tutti questa sera è che le soluzioni dei paradossi non sono mai banali, quindi noi ci siamo, diciamo, decisi a parlare di questo. Non sarà banale neanche per noi, non è che noi conosciamo tutta la fisica, ci sono due fisici al mondo che sembra che conoscessero tutta la fisica, io non sono uno di questi, credo neanche Roberto di questi due, quindi è difficile anche un po' per noi. Di argomenti ce ne potevano scegliere tanti, vai pure avanti. Sì. Non lo vai pure alla prossima? Sì, alla prossima. Noi abbiamo scelto questi argomenti qua che sono molto accattivanti, molto interessanti e anche in certi casi molto dibattuti, ma chiaramente l'astronomia è una scienza che riguarda cose molto lontane dalla nostra esperienza quotidiana e quindi il paradosso in realtà è sempre in agguato. Noi abbiamo scelto sei esempi abbastanza canonici e classici. Il primo proprio strettamente astronomico e gli altri invece più che implicano in un modo o nell'altro le teorie della fisica moderna, la relatività e nell'ultimo caso anche la teoria quantistica. Difatti abbiamo appunto, vogliamo partire con il paradosso di Olbers, che è probabilmente il paradosso più facile da comprendere, che è un paradosso astronomico. E per scaldare un po' le menti, dicevo. Poi ci sarà il paradosso dei gemelli, appunto, che è un paradosso, tipico paradosso dei nostri tempi, nostri per modo di dire, però rispetto alla storia dell'uomo e dell'universo, insomma, è un paradosso che ha già quasi 100 anni di età, ma che suscita ancora interesse e curiosità. E il paradosso della dimensione dell'universo, che è un paradosso più cosmologico che astronomico. E poi appunto proseguiremo con questi altri. Cominciamo con il paradosso di Olbers? Sì, allora, di questo paradosso si sente parlare da molto tempo, anche se è stato poi formulato esattamente 200 anni fa da questo signor Olbers, che era un medico e astrofilo tedesco. All'epoca molti astronomi erano in realtà non professionisti e si dedicavano al cielo per passione. Aspetta, mi torni un attimo indietro. E praticamente l'osservatore, guardando in una direzione casuale del cielo, se l'universo è infinito, prima o poi il suo sguardo incontrerà una stella e quindi il cielo dovrebbe essere pieno di stelle, cosa che chiaramente non è. E quindi la domanda che ci si faceva già almeno fino ai tempi di Keplero è: se l'universo è infinito e popolato di stelle in tutto il suo volume, perché il cielo di notte è buio? Per noi è ovvio che il cielo di notte sia buio, ma se uno va a ragionare in termini di quella che era, diciamo, la nonna della cosmologia di allora, dice: ma a rigor di logica, in ogni direzione io vado a guardare, prima o poi incontro una stella. Allora tutto il cielo dovrebbe essere come la superficie di una stella, cioè dovrebbe brillare come il sole. E il cielo sarebbe spaventosamente luminoso. Cos'è che non torna? Cioè il cielo sarebbe più luminoso di notte che di giorno, sostanzialmente.
Immaginiamo che l'universo sia infinito e uniformemente popolato di stelle. Allora, lì c'è l'occhio dell'osservatore, il suo cono visivo a distanza 1 incontra una stella, poniamo. A distanza 2 il campo visivo è quadruplicato, ci saranno 4 stelle, però siccome sono due volte più distante, saranno 4 volte più deboli. 4 diviso 4, 1, quindi a distanza 2 aggiungiamo la luminosità di una stella. Distanza 3, stesso discorso, le stelle diventano 9, splendono per un nono della luminosità apparente della stella del guscio 1 e danno un altro contributo. Quindi a ogni passo noi aggiungiamo luce e se l'universo è infinito non c'è limite alla luce che andiamo ad aggiungere. E come si spiega questo? Bene, vediamo se l'animazione va, naturalmente non va. Sì, doveva popolarsi di puntini luminosi, ma... Ah, ecco, stanno arrivando. Quindi man mano che ci allontaniamo, questi puntini luminosi alla fine mi danno un cielo che è luminoso come il nostro Sole. Si pensò che ma l'universo contiene della materia opaca, questa qui assorbe la luce delle stelle, io poi non le vedo. Sì, ma questa materia noi sappiamo che assorbirebbe l'energia, ma la riemetterebbe a energie minori, ma comunque ce la farebbe arrivare in qualche modo. E quindi il paradosso sarebbe solo spostato. Insomma, la soluzione non c'è stata fino a quando non abbiamo cominciato a capire qual è veramente la struttura del nostro universo. E la spiegazione sta proprio nella cosmologia moderna. Per risolvere il paradosso, quindi per spiegare perché di notte è buio, dobbiamo già far ricorso alla cosmologia. Dobbiamo postulare che l'universo abbia avuto un'origine nel tempo, quindi che non sia eterno, e che sia in espansione, che quindi tutte le stelle che vediamo in realtà si allontanano da noi, e questo lo vedremo ampiamente dopo, perché l'universo si sta espandendo. Cosa vuol dire? Il nostro orizzonte osservativo è limitato perché non possiamo andare a vedere cose precedenti alla nascita dell'universo perché prima non c'era nulla, e le stelle più lontane, le galassie più lontane, ci mandano una luce che è indebolita non dall'assorbimento ma dall'espansione dello spazio, e questo causa un indebolimento intrinseco della luce. Le galassie lontane sono molto più deboli di quelle vicine, non solo per la distanza ma anche per il fatto che sono in allontanamento, quindi la radiazione è spostata verso lunghezze d'onda minori e quindi è meno energetica. Se facciamo la somma di tutto, alla fine la somma dell'energia che ci arriva dall'universo è così piccola che l'universo sostanzialmente ci appare buio, almeno nella radiazione visibile. Poi vabbè, c'è un fondo molto debole di radiazione cosiddetta fossile che però non dà fastidio. Però alla fine, se noi non vediamo una stella in ogni punto, è perché il nostro universo ha tutto sommato un'origine e un'evoluzione. Quindi questa è sostanzialmente l'osservazione più immediata che possiamo fare, ma anche la più profonda. Di notte è buio è perché le ragioni sono importanti. E questo l'abbiamo risolto abbastanza facilmente. Adesso veniamo a qualcosa di un pochettino più impegnativo. E questo è veramente paradossale. E ce lo racconterà Valerio. Soprattutto poi comunque interagiamo. Questo è, allora, e questo è il paradosso dei gemelli. Il paradosso dei gemelli è famoso, ritengo, molti lo conoscono, ed è un paradosso che ha a che vedere, come abbiamo accennato, con la relatività. Il paradosso che dice che se due gemelli si salutano alla stessa età, ovviamente, poniamo l'età di 40 anni ciascuno, uno parte e va su un'astronave, quando ritorna troverà l'altro gemello invecchiato. Ma in realtà non è quello il paradosso, perché
molti credono che il paradosso sia che l'altro gemello è invecchiato. La teoria della relatività dice che se si viaggia a velocità relativiste, che basta in realtà viaggiare a qualsiasi velocità, ma diciamo velocità relativistiche, il tempo è funzione della velocità, cioè una delle grandi scoperte di Einstein è che il tempo non è una variabile assoluta, ma è una variabile relativa, quindi il tempo dipende dal luogo, dipende dalla velocità in particolare. Il paradosso sta nel fatto, come vedremo, che se noi invertiamo i sistemi di riferimento, siccome tutti i sistemi di riferimento devono essere equivalenti, anche l'altro gemello dovrebbe vedere l'altro ancora più giovane, quindi ogni gemello dovrebbe essere più giovane dell'altro. Quindi facciamo questa ipotesi, io ho chiamato il gemello che sta sulla Terra Teo, che così è comodo perché inizia con la T come Terra, e Anteo, quello che va sull'astronave, perché come A come astronauta. Si salutano, come diceva, all'età di 40 anni, facciamo l'ipotesi che viaggino su un'astronave che vada in vicinanza della stella Altair, Altair dista da noi circa 16 anni luce, il Anteo va verso Altair, arriva Altair, gira e torna indietro. E viaggia a 240.000 km al secondo, è una bella astronave, bella potente. Sì. E cosa succede? Cosa succede secondo questo? È abbastanza complicato, vediamo se riusciamo a spiegarlo. Cosa succede secondo Teo? Teo è nel sistema di riferimento della Terra, cioè sulla Terra. Assumiamo, e si può assumere al primo ordine, che la Terra sia un sistema di riferimento inerziale. Anteo viaggia, dicevo, a 0,8 la velocità, 0,8 volte la velocità della luce, quindi arrotondando la velocità della luce a 300.000 km al secondo, come diceva Roberto, viaggia all'80% di 300.000 km al secondo, cioè viaggia a 240.000 km al secondo. Quanto impiega ad arrivare ad Altair? Impiegherà 20 anni, cioè se andasse alla velocità della luce ne impiegherebbe 16, se andasse, che so, a metà della velocità della luce ne impiegherebbe 32, se va all'80% della velocità basta fare 16 diviso 0,8, significa che impiega 20 anni per andare, poi gira, torna e impiegherà altri 20 anni per tornare. E qui casca l'asino, che lui gira, no, questo sì, vi ho spoilerato il finale. Quando tornerà, quindi saranno passati 20 più 20 anni e quindi Teo avrà 80 anni, 40 aveva la partenza, più 20, più 20, 80. Però quanto tempo sarà passato secondo Teo per Anteo? Allora bisogna considerare questa semplice formula della relatività speciale che dice che i tempi dell'uno e dell'altro sono tra loro legati con questa relazione che tiene conto della velocità dell'uno rispetto all'altro e della velocità della luce. Allora, se T0 è 40 anni, perché abbiamo detto che si impiega 40 anni, quanto tempo sarà passato per Anteo? Bisogna fare 40 per la radice di 1 meno 0,8 c quadro, perché v è 0,8c, quindi v quadro 0,8c quadro diviso c quadro e c quadro si semplificano, 0,8 al quadrato fa 0,64, 1 meno 0,64 fa 0,36, la radice di 0,36 è 0,6, 0,6 per 40, 24 anni. Quella formula lì si chiama fattore di Lorentz, che è quello che governa la contrazione dei tempi e delle distanze nella relatività speciale. Quindi, quando tornerà, Anteo avrà 40, perché aveva 40 anni quando è partito, più 24 anni secondo questa formula. Cioè, quando tornerà, sarà più giovane di 16 anni di Teo. Cioè, Teo avrà 80 anni e Anteo 64. Ma noi possiamo considerare i sistemi di riferimento dell'astronave. E allora, secondo l'astronave, si dice, beh, vale questo. Quanto tempo vede, perché Teo seduto sulla Terra, diciamo sulla Terra, vede l'astronave che va,
e che torna. Per Anteo, invece, lui vede la terra che si allontana da lui e che ritorna, quindi potrebbe fare lo stesso ragionamento che fa il suo gemello. Allora, siccome lui, per lui sono passati 24 anni, applica la stessa formula, vede l'altro fratello andare a 0,8C rispetto a lui. No? È come se noi fossimo su un treno e vediamo gli oggetti che, se siamo fermi, vediamo andare un treno, vediamo il treno che va, ma se siamo su un treno vediamo gli oggetti che vanno. Qualche volta è successo che quando parte un treno qualcuno crede che stia partendo perché ha visto che fuori, no, si stava, vede che fuori si sta muovendo, oppure vede un altro treno e dice stanno partendo, io invece stavo partendo quell'altro. Questo vale, allora uno dice, beh, vale anche per lui, allora facciamo la stessa formula, poi abbiamo detto che questa radice è sempre uguale, quindi questo vale sempre 0,6, 24 per 0,6 fa 14,4. E allora Anteo deduce che al ritorno Teo avrà 40 più 14,4 anni, poco più di 54 anni, 54 anni e mezzo quasi. Cioè Teo sarà più giovane di lui di quasi 10 anni, perché se lui ne aveva, abbiamo detto, 64, e l'altro ne ha 54 e mezzo. Ma come può essere? Cioè, quando tornano si vedranno i sistemi di la realtà deve essere sostanzialmente una e unica, non può uno essere più giovane dell'altro, c'è qualcosa che non torna, il paradosso è questo. Qui l'ho di nuovo, diciamo, esplicitato, quindi nel riferimento, secondo riferimento della Terra, Teo ha 80 anni e Anteo ne ha 64. Se noi ci mettiamo nel riferimento dell'astronave, Anteo ne ha sempre 64, ma Teo ne ha addirittura 54,4. Quindi il paradosso è questo, ogni gemello scritto è più vecchio e più giovane dell'altro. E non sembra possibile affermare che uno dei sistemi sia corretto, perché non esiste un sistema privilegiato. Io vedo quello, l'altro, e l'altro vede di me stesso quello che vedo io. Non sembra possibile affermare, come abbiamo detto nella definizione di paradosso, che potremmo andare a riprendere un momentino. Sono contraddizioni apparenti in argomentazioni a prima vista corrette. Quindi noi dobbiamo, per risolvere il paradosso, capire che cosa c'è nelle argomentazioni che sembrano corrette ma probabilmente non lo sono, altrimenti noi non riusciamo a risolverlo. E allora vediamo la soluzione, anzi ci sono più soluzioni a questo paradosso. Noi ne abbiamo riportato due. Una è che i due gemelli non sono simmetrici, cioè Teo sta sulla Terra, che al primo ordine si può considerare un sistema di riferimento inerziale, mentre Anteo, l'astronauta, accelera perché era sulla Terra, per andare a 240.000 km al secondo dovrà accelerare, sente l'accelerazione quindi, mentre lui, Anteo, nell'altra ipotesi, vede Teo che accelera, ma Teo non sente l'accelerazione, quindi non sono la stessa cosa. Poi un certo tempo va a velocità costante, poi decelera perché deve tornare indietro, riaccelera, va a velocità costante e infine decelera per arrivare sulla Terra. Quindi, ripeto, i due sistemi non sono equivalenti. Quindi non è corretto applicare la relatività speciale, perché la relatività speciale si applica ai sistemi cosiddetti di riferimento inerziale, cioè ai sistemi che sono, come direbbe Galileo, in quiete o in moto rettilineo uniforme. Il sistema di Anteo non è questo, perché lui sente le accelerazioni, per cui bisogna applicare la relatività generale, ben più ampia e complessa, ma che comprende, diciamo, meglio della speciale, l'interpretazione del mondo, mi verrebbe da dire. Quindi la relatività generale dice che per un soggetto sottoposto a un campo gravitazionale il tempo rallenta, e qui faccio una parentesi e subito la chiudo: considerato il principio di equivalenza che dice che la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale, il gemello che sente
l'accelerazione che sente il campo gravitazionale è come se senta l'accelerazione del campo gravitazionale, sono la stessa cosa. E quindi l'astronauta al ritorno sarà più giovane del gemello, come effettivamente vedono. Perché per l'astronauta il tempo si è rallentato. Per Teo il tempo non si è rallentato, secondo la relatività generale. Questo se proprio non ci credete, prendete un orologio, mettetelo su un aereo, sincronizzatelo alla partenza e guardate al ritorno. L'orologio che ha viaggiato avrà segnato meno tempo. Ma abbiamo degli orologi talmente precisi che questo paradosso si può verificare che è correttamente così. Basta appunto, come dice Roberto, mettere un orologio, ovviamente orologi acceso, comunque orologi di precisione su un aereo, si fa fare un giro attorno alla Terra, ritorna allo stesso punto, i due orologi che sulla Terra erano precisissimi, che segnavano lo stesso tempo, non segneranno più lo stesso tempo, perché, come dice la relatività, il tempo non è una variabile assoluta, ma è una variabile relativa. Ognuno di noi ha il proprio tempo in funzione delle condizioni in cui si trova. La seconda soluzione è questa. Noi mettiamo di dare a Teo e ad Anteo un orologio ciascuno, con un tic, gli orologi emetteranno un tic ogni tot, no? E l'altro gemello può vedere l'emissione di questi tic che, come dei fronti d'onda, arrivano all'altro gemello. Quando nel primo tratto Anteo sta andando dalla Terra ad Altair, uno guarderà i tic dell'altro e l'altro i tic dell'altro ancora e conteranno gli stessi tic, che saranno rallentati rispetto ai tic che conterebbero se fossero sulla Terra a causa dell'effetto Doppler relativistico, nel senso che si conteranno meno tic, ma tutti uguali. Piccola parentesi, cos'è l'effetto Doppler relativistico? Per spiegarlo proprio in maniera banale, equivale all'effetto Doppler del suono, sostanzialmente, che voi potete, che avete visto e diciamo osservato quando un'ambulanza vi arriva vicino e se ne va. Quando l'ambulanza arriva vicino si sente che la frequenza è più alta, cioè il suono è più acuto. Poi quando si allontana si sente il suono più grave. O una gara automobilistica ancora di più. Una gara automobilistica, o qualsiasi comunque oggetto che emetta diciamo un suono a una frequenza data, se voi lo fate anche un uomo con un fischietto come fece il compianto Eugenio Casella, se vi arriva incontro sentite il fischietto più acuto, quando si allontana e si sente il fischietto che è più grave. Lo stesso è l'effetto Doppler relativistico, diciamo, rispetto ai tempi. Quindi li vedono rallentati ma contano gli stessi tic. Poi cosa succede? Quando qui Anteo gira e ritorna verso la Terra, in questo tratto, quando ha girato, Teo non conta nessun tic, perché i tic da qua, questi a 16 anni luce dalla Terra, non sono ancora arrivati sulla Terra, mentre Anteo conta i tic addirittura accelerati, perché da lui arrivano quelli di Teo. Quando arrivati a questo punto contano di nuovo gli stessi tic, per l'effetto Doppler relativistico accelerati, ma gli stessi. Quindi qua i due gemelli hanno contato gli stessi tic, qua Teo non ha contato niente e qua hanno di nuovo contato gli stessi tic. La somma dei tic contati dell'uno e dell'altro è diversa, in particolare Anteo conta complessivamente più tic emessi da Teo. Ogni tic, poniamo che sia un secondo, ogni tic dà un'unità di tempo, se ha contato più tempo significa che Teo è più vecchio. I tic che si sono persi nel giro di boa sono appunto la differenza. Sono la differenza delle età che loro vedranno quando si rincontreranno sulla Terra.
E qui siamo ancora abbastanza nel facile, anche se questo è un paradosso che molto spesso viene spiegato in maniera non tanto chiara. Diciamo, noi abbiamo cercato di renderlo il più possibile appetibile, ecco. Il prossimo paradosso è a che fare invece con una cosa che è fuori dalla nostra intuizione, dalla nostra comprensione, che è l'universo osservabile nel suo insieme. E qui c'è un paradosso bello vistoso. Allora, qui abbiamo un diagramma, diciamo, che condensa in una figura sola l'espansione dell'universo dal Big Bang, cioè dal... che, vabbè, questo Big Bang, che non è una bella espressione, in realtà dovrebbe essere la grande espansione, perché non è... pensare all'universo che esplode vuol dire che esplode in uno spazio che c'è già. Invece nel Big Bang è lo spazio che si è creato e che si è allargato col tempo. È lo stesso spazio che noi ci troviamo intorno, che una volta era estremamente piccolo e adesso è diventato grande come l'universo. Quanto grande? Allora, l'universo si espande, si espande, si espande. Vedete, lì sono raffigurate delle galassie di cui per semplicità abbiamo trascurato l'evoluzione. Vedete, le vediamo sempre uguali, quella sottile, quella larga, quella spirale, eccetera, eccetera, che, diciamo, la palla più grande è l'universo di oggi ed è quello che noi vediamo. La luce emessa dalla galassia spirale, poniamo, in antichità era quella lì. Con l'espansione dello spazio la galassia sembra allontanarsi, la sua radiazione subisce quello che è appunto l'effetto Doppler relativistico, quindi la vediamo più lunga e poi ancora più lunga, quindi è il cosiddetto redshift, lo spostamento verso il rosso, che è il parametro che noi usiamo per dire quanto è lontana una galassia. Quando noi guardiamo una galassia non misuriamo direttamente la sua distanza, guardiamo di quanto le lunghezze d'onda caratteristiche, non so, per esempio dell'idrogeno, sono spostate rispetto al loro valore di laboratorio della Terra, e diciamo quella galassia ha un redshift di 0,3, di 1, di 7, può essere anche, verso rosso, può anche essere un numero molto alto. Spostamento verso rosso, perché, come si diceva, l'effetto Doppler per un oggetto che si avvicina fa aumentare la frequenza, e quindi e per un oggetto che si allontana invece fa diminuire la frequenza. La frequenza del suono qui è in realtà la frequenza delle radiazioni luminose. Quindi quando la lunghezza d'onda aumenta, noi invece di vedere un oggetto che prima vedevamo, che so, giallo, lo vedremo rosso, perché le nostre frequenze sono quello che noi vediamo, i colori che vediamo sostanzialmente sono funzione delle frequenze, quello che si dice red shift, cioè spostamento verso il rosso. Dalla misura dell'espansione dell'universo noi sappiamo che ai red shift più alti che possiamo osservare noi andiamo indietro nel tempo, praticamente alle origini dell'universo, che ha una data di nascita abbastanza precisa. L'universo è nato 13,8 milioni di anni fa, di miliardi di anni fa. Noi sappiamo che l'universo ha questa età. Una galassia là in fondo, a che distanza è? Bene, se facciamo i conti, l'universo osservabile ha circa 13,8 miliardi di anni, ma il diametro dell'universo è 93 miliardi di anni luce. Cioè le galassie più lontane che noi possiamo vedere sono distanti 46 miliardi di anni luce. Ma come? 13 miliardi di anni luce? La luce come ha fatto a fare più del triplo della distanza che dovrebbe fare? Considerato che la luce, come abbiamo detto nella relatività, è una costante insuperabile sostanzialmente. La luce viaggia solo e sempre alla velocità della luce, cioè se io vado incontro a una sorgente luminosa non è che la luce mi arriva più veloce, mi cambiano le frequenze, ma la luce viaggia sempre alla velocità della luce. Quindi la somma delle velocità, cioè se io faccio un incontro frontale fra due macchine in autostrada che vanno una a 100 all'ora in un verso e una a 100 nell'altro, la velocità relativa, sperando che non si scontrino, è 200. Se due raggi di luce vanno uno incontro all'altro, la velocità relativa non è
il doppio della velocità della luce, ma è sempre la velocità della luce. E questa è una delle cose più difficili da capire, però lo spazio purtroppo è fatto così. Ma allora, com'è possibile che l'universo sia così grande se è così, tutto sommato, giovane? Perché l'universo è molto grande rispetto alla scala della Terra, ma poi non è così vecchio, è solo 3 volte più vecchio della Terra, in fondo. Non è un'età così incommensurabile. Il trucco è che nessun oggetto può superare la velocità della luce. E ripassiamo un attimo come si valutano le distanze cosmiche. Allora, anche qui siamo a un centenario, perché proprio nel 1922 Hubble scoprì la legge che mette in relazione lo spostamento verso il rosso degli spettri delle galassie con la loro distanza. Qui c'è in ordinata c'è già la velocità, diciamo lo spostamento verso il rosso trasformato in velocità, e qui c'è la distanza. Vedete, il grafico è primitivo, c'è una dispersione enorme, perché i dati di allora ovviamente erano molto molto meno precisi di quelli che possiamo avere adesso, però già Hubble capì che c'era questa relazione e scopriva che tutte le galassie si stanno allontanando da noi. Poiché è impossibile che il centro dell'universo siamo noi, il fatto che tutte le galassie sono in allontanamento vuol dire che lo spazio si sta gonfiando, e quindi non sono le galassie che scappano, ma è la scala dell'universo che si espande come un grande panettone che lievita. Le uvette dentro il panettone sono ferme, però si allontanano tra di loro perché è tutto il panettone che si gonfia, ma loro rispetto alla pasta che le circonda non si stanno muovendo, quindi sono ferme. E non cambiano dimensione come non le cambiano le galassie. E non cambiano dimensione come il panettone si gonfia, ma l'uvetta no. Misurare la distanza delle galassie con metodi indipendenti è difficile, è il problema centrale dell'astronomia, e ci sono i vari indicatori di distanza che vanno dalle stelle variabili alle supernove. Adesso addirittura si usano le lenti gravitazionali come telescopi spaziali che ci danno un sacco di informazione sulle cose più lontane. In buona sostanza, Hubble formula questa legge semplicissima: velocità uguale costante di Hubble per la distanza, e a questa velocità apparente corrisponde un redshift, cioè un abbassamento delle lunghezze d'onda. Poiché siamo in relatività, il redshift può anche essere maggiore di 1 anche se non superiamo la velocità della luce. Mentre nel caso della velocità del suono, lo spostamento verso il rosso può arrivare al massimo 1, e poi quando la sorgente supera la velocità del suono crea un'onda d'urto, quindi crea il cosiddetto boom sonico, come fanno certi aerei, e la misura perde di significato. Nel caso del moto tra sorgenti lontane in cosmologia, lo spostamento verso il rosso può essere anche molto grande, quindi le frequenze che io osservo possono essere la metà, un terzo, anche un decimo di quella originale. Quindi è lo spazio che si espande, e noi con il redshift abbiamo una valutazione della distanza dell'oggetto che stiamo osservando. Ma allora, se niente può viaggiare più veloce della luce, perché l'universo si espande più velocemente della luce? Allora, la risposta è che sì, è vero, l'espansione non solo è più veloce della luce, ma in un passato remotissimo, nelle fasi proprio iniziali dell'espansione, l'universo andò incontro addirittura a una fase inflattiva in cui lo spazio venne stirato e passò dalle dimensioni di un pallone a quelle di una stella o qualcosa del genere, in una frazione di secondo talmente piccola che l'universo si espanse a centinaia o migliaia di volte la velocità della luce. Questo è in contraddizione con la relatività? No. Perché? Perché gli oggetti che erano trascinati da questa espansione non comunicavano tra loro. Non c'era un oggetto che si spostava a questa velocità pazzesca, ma era solo lo spazio che si espandeva così. Quindi lo spazio-tempo può espandersi a qualsiasi velocità. Cosa significa questo?
che quando l'universo è così grande che ha superato una scala temporale pari alla sua età, vuol dire che io certe cose non le potrò vedere. Se ci sono delle galassie che adesso sono a 40 miliardi di anni luce e l'universo ne ha solo 13, significa che quelle galassie io non le vedo. O meglio, le vedo come erano una volta, perché vedere una galassia primordiale significa che io la vedo come era magari poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, ma io non la vedo come è adesso, che si trova a questa distanza pazzesca. Io la vedo come era quando l'universo era più giovane e più piccolo di adesso. Quindi noi abbiamo un orizzonte temporale che è dato dall'età dell'universo, che ci delimita la parte di universo che noi possiamo vedere. Quello che sta al di là non è osservabile, e quello che crediamo di vedere è in realtà molto adesso, dove adesso è un termine che richiede un sacco di virgolette, è molto molto più lontano. Il concetto, che non vi spieghiamo perché è un concetto matematicamente complesso, implica già di fare un po' di integrazione sulla parte più semplice delle equazioni della relatività generale, è quello di distanza commovente, cioè la distanza che si muove insieme all'espansione. Quindi è la distanza misurata con un metro di gomma che col tempo viene stirato. Questa distanza, che non è una distanza fisica tra oggetti ma è una scala dello spazio, può crescere più velocemente della luce. E ve l'ho anche raffigurata con un grafico. Ecco, qui praticamente in funzione del redshift, e questa è una cosa osservata, facciamo lo spettro di una galassia, vediamo che tipo di luce emette, il redshift si misura, è una grandezza astronomica convenzionale. Poi T è il tempo, quindi è l'età degli oggetti a un dato redshift, vedete che il tempo qui arriva a un plateau che è 13,6-13,8, a un redshift infinito arriviamo al tempo zero, quindi all'età dell'universo. La distanza commovente, anche lei satura, ma vedete che satura a un livello che è molto più alto. Una galassia a un redshift 10, che è abbastanza facilmente osservabile ormai col telescopio Webb, che da un anno ci sta regalando un sacco di informazioni fantastiche sull'universo, una galassia a un redshift 10 corrisponde a un'età di 13,2 miliardi di anni, quindi solo i 600 milioni di anni dopo la nascita dell'universo, e la sua distanza adesso sarebbe di 31 miliardi di anni luce, ma noi la vediamo com'era appena nata, e noi la vediamo come se fosse a soli 2 miliardi di anni luce, una distanza molto più piccola. E quindi ovviamente a fare questi 2 miliardi di luce, la luce ha avuto questi 2 miliardi di anni luce, la luce ha avuto tutto il tempo. A fare questi 2 miliardi di luce originari, la luce ne ha impiegati 13, perché nel frattempo lo spazio gli si è gonfiato in mezzo. Quindi qui è come se la luce avesse rallentato, ma è lo spazio che l'ha fregata gonfiandosi mentre noi guardavamo questa cosa. Ci sono ancora, ritengo, qui diventa veramente complesso, due implicazioni su questo fatto. Uno è che se il nostro universo accelera, non si sa ancora se sta accelerando o se sta rallentando, si presuppone che acceleri. Se accelera, ci saranno oggetti che scompariranno dalla nostra visuale. L'altra implicazione è che, come si era detto e scritto, l'universo osservabile ha un diametro di circa 93 miliardi di anni luce, ma ce n'è un'altra parte di universo che non è osservabile e con la quale, non essendo osservabile, non disponendo di informazioni, non riusciamo a calcolare quale sia la dimensione. Cioè i 93 miliardi di luce, che sono già, si è detto, molto di più dei 13,8 miliardi di anni luce, come ha spiegato Roberto, che sembra un paradosso appunto, se noi consideriamo tutto l'universo saranno molto di più di 93, ma non sappiamo quanti siano perché non disponiamo di nessuna informazione, siccome per avere l'informazione dovremmo
dovrebbe arrivarci al massimo velocità della luce, ma si sta espandendo una velocità che è molto superiore a quella della luce. E secondo alcuni addirittura l'universo potrebbe essere 250 volte, ma poi ci sono delle stime, ci sono delle teorie, degli studi di fisica teorica, ma potrebbe essere quindi 250 volte maggiore dei 93 miliardi di anni luce, ma di quello... Quindi noi chiamiamo, Big Bang l'espansione di questa bolla di spazio che possiamo vedere noi. E questo grafico, qui sono arrivato a 30, dove finisce? Non finisce all'infinito, perché c'è un limite a dove possiamo osservare, che è questo. Questa è una foto dell'universo quando ha 378.000 anni di età e che aveva già un raggio di 40 milioni di anni luce, anche lì, altro che espansione superluminale. Questa è una mappa di tutto il cielo, questa bolla calda, che ormai è fredda, ci circonda completamente e corrisponde a un redshift di 1000-1100, grosso modo. È la cosa più remota che possiamo osservare, non perché prima non ci possa arrivare nessun segnale, ma perché prima di questa epoca l'universo era opaco, era fatto di materia ionizzata, di nuclei ed elettroni che viaggiavano liberamente, densa meno dei nostri migliori vuoti di laboratorio, però calda sì, era a 3000 gradi, era ionizzata e quindi, come fosse un metallo molto rarefatto, impediva il passaggio della luce. Prima di questa epoca l'universo era fisicamente opaco e quindi inosservabile. Per quello che c'è prima dobbiamo far ricorso alla fisica, a quello che impariamo magari dagli acceleratori di particelle, a stimare come poteva comportarsi la materia a quelle temperature, a quelle densità. Però il dato osservativo più antico che possiamo sperare di avere è questo, il famoso fondo di radiazione che è nato a 3000 gradi, la temperatura di disaccoppiamento, quando sono nati gli atomi e l'universo è diventato trasparente. 3000 gradi diviso 1000 fa 3 gradi sopra lo zero assoluto. Questo è un fondo di radiazione molto debole, molto fredda, che è stato scoperto solo nel 1965 e che è la cosiddetta pistola fumante del Big Bang. È la prova che l'universo in passato era caldo e più denso e più piccolo di adesso. Più in là non andiamo. No. Adesso torniamo a casa. Torniamo a casa e facciamo un po' di guida pericolosa. Sì. Facciamo il paradosso del garage. Questo è di nuovo un paradosso. Questo è un paradosso non astronomico. No, di tipo relativistico. Che L'auto potrebbe essere un'astronave, uno sì, potrebbe avere qualsiasi oggetto potrebbe essere la stazione di guerre stellari, parcheggiarci il Falcon. Comunque questa è un'auto, questo è un garage che ha due aperture davanti e dietro, diciamo sostanzialmente. Il paradosso concettuale qual è? È che chiamiamo questa persona genietto che ha comprato un'auto nuova, ma è arrivato a casa scopre con disappunto che il garage, seppur di poco, è più corto della macchina e quindi non riesce a far stare la macchina nel garage. E allora pensa e ripensa e dice: ma come posso fare a far sì che non posso costruire il garage? Non aveva le autorizzazioni edilizie. E quindi dice: beh, io conosco la teoria della relatività, so che se un oggetto viaggia a una certa velocità si accorcia, se va a velocità prossima a quella luce si accorcia ancora di più, con quella relazione che invece al posto, diciamo, dei tempi che vi ho fatto vedere prima, le relazioni di Lorentz, si possono mettere gli spazi al posto del tempo, e dice quindi un'idea geniale: entro nel garage a velocità relativistica, la macchina si accorcia e io la faccio stare dentro. Allora calcola quale deve essere la velocità, inserisce due sensori nei portoni in modo tale che nel momento in cui una delle due estremità sia vicinissima al portone, quando il muso, diciamo, è vicino al portone, dia l'ok alla chiusura e questo si chiude. E voilà, il gioco è fatto. Nel sistema di riferimento del garage la macchina è dentro il garage e lui non ha bisogno
di nessuna autorizzazione edilizia, con la sua intelligenza e la sua cultura di tipo relativistico, è riuscito a far entrare la macchina nel garage. Allora dice, bene, questo è il progetto, questo è quello che vedrebbe un osservatore che è lì dal garage, allora si mette in macchina, ha calcolato, accelera e va verso il garage. Se non che, per il principio diciamo che i sistemi di riferimento sono equivalenti, inerziali, lui vede che il garage sta arrivando verso di lui. Ma come uno dal garage vedrebbe la macchina più corta, lui vede che il garage che sta arrivando verso di lui è più corto del garage a riposo, è più corto della macchina ancora di più di quanto fosse prima. E quindi la macchina non sta dentro. E quindi non sta nel garage. Però... Quando si chiude il portellone davanti, sì, c'è tutta la coda fuori. C'è la coda fuori. E dove la mettiamo? Però c'era stata, almeno nella teoria, nel progetto e per l'osservatore che era dal garage. E delle due l'una, di nuovo anche qua, un po' come per i gemelli. La macchina non può stare nel garage e non stare nel garage. E come la risolviamo? Quel paradosso è più sottile. Sì. Più andiamo avanti, più le cose si complicano, per così dire. Ma... quindi, qui vabbè, l'ho voluto esplicitare, l'auto sta dentro il garage perché sta fermo, come ho detto, mentre non sta nel garage perché sta sulla macchina. Ma qualsiasi fenomeno fisico deve rimanere identico in qualsiasi sistema di riferimento inerziale. Quindi, o ci sta, o non ci sta. Quindi dobbiamo trovare come prima, adesso non torno alla seconda slide, c'è una falsità in questo discorso, sì, che abbiamo detto ma non si vede. La soluzione è data dalla non simultaneità degli eventi, questo è più complesso da capire. Diciamo che partiamo dal fatto che non esiste un tempo assoluto, come ho detto, quando diciamo è stata formulata da Einstein la teoria della relatività ristretta, già uno dei grandi risultati è che i tempi, come ho tentato di spiegare prima, sono relativi, ognuno ha il proprio tempo, non esiste un tempo assoluto. In altre parole, nel sistema di riferimento dell'auto, quando la parte anteriore si blocca, la parte posteriore non lo sa ancora che quella anteriore si è bloccata, perché non lo sa ancora, perché l'informazione si trasmette a velocità finita. Abbiamo detto che l'informazione può andare al massimo alla velocità della luce. Quando il muso è in prossimità di B, la coda non lo sa. E allora, se la coda non lo sa, la coda continua ad andare avanti. No, se la coda va avanti, la macchina si contrae a fisarmonica e quindi entra nel garage. Perché la macchina non è rigida? Perché un corpo rigido implica la propagazione di informazione a velocità infinita. Noi siamo abituati ai nostri corpi rigidi, perché sono, poi lo vedremo anche dopo. Se io prendo un bastone e do una bacchettata sul tavolo, tac, il bastone colpisce il tavolo tutto insieme. Ma se il bastone è lungo 100.000 km, il tac non è istantaneo, non lo può essere. E quindi la soluzione sta lì. Quindi quando l'auto viene lanciata a velocità relativistiche, l'auto risulta sempre più corta del garage in qualsiasi sistema di riferimento. Qui adesso... sì. Questo è diciamo, la natura è fatta così. E più di questo non saprei che dire. La situazione macchina dentro del garage, macchina fuori del garage, siccome riguarda un oggetto esteso e non un punto, è soggetta a chi la sta guardando. E non possiamo dire che la macchina dentro il garage è un evento singolo, perché la macchina è lunga.
è lunga. E quindi sarà un tempo minimo, ma occorre un tempo perché si propaga l'informazione e invece la rete, visto che quel tempo è paragonabile al fatto che la coda riesce ad andare avanti finché non arriva l'informazione dal muso che aveva il portellone B ed entra dentro il garage. Poi si schianta immediatamente, però la coda, quando il muso si è schiantato, la coda non lo sa ancora, quindi è assolutamente convinta di essere dentro. Questo. Passiamo al cosiddetto paradosso. Paradosso di Rispoli o della grande forbice. Giorgio Rispoli era un nostro compagno di corso che accoglieva con grande stupore le rivelazioni della teoria della relatività che abbiamo seguito in ben due corsi, uno del secondo e uno del quarto anno, e lui aveva tirato fuori questa cosa qua. Se io ho una forbice con le lame lunghe da qui alla luna e la chiudo tac, alla massima velocità possibile, le punte andranno più veloci della luce, per forza. Se le lame della forbice sono lunghe 300.000 km e io le chiudo in una frazione di secondo, quelle lì superano la velocità della luce. Si dice, ma non può essere. Non può essere perché sappiamo che nulla può superare la velocità della luce. Eppure, ma allora che cosa succede a queste punte delle forbici? Succede che le forbici non possono essere così lunghe e comportarsi da forbici, perché di nuovo il concetto di corpo rigido è tipico della meccanica classica. Cos'è un corpo rigido? È un oggetto esteso che si muove seguendo le leggi della fisica con le stesse leggi di una massa collocata al suo centro e al suo baricentro, e tutti i punti del mio oggetto si muovono contemporaneamente. Se l'oggetto è esteso, per la teoria della relatività, il concetto di contemporaneità non esiste. Non esiste, perché non esiste appunto il tempo assoluto, non esiste la simultaneità, come abbiamo visto nel caso del garage. E quindi quando io chiudo le mie forbici, le punte, ammesso che siano fatte di un materiale che può sopportare quelle accelerazioni, e materiali simili non esistono, saprebbero comunque che io ho chiuso i manici con un segnale che si propagherebbe all'interno delle forbici a velocità che in realtà sono molto molto più basse della velocità della luce. Qualsiasi materiale, nella velocità del suono o nei metalli, può essere di qualche chilometro al secondo al massimo, ma mai frazioni importanti della velocità della luce. Quindi qualsiasi forbice che sottoponessi a uno stress del genere andrebbe in pezzi o si piegherebbe o si deformerebbe, e poi sarebbe così massiva che probabilmente cadrebbe sotto il peso della sua gravità e diventerebbe un piccolo pianetino, ecco. Sì, e ancora, se io dovessi accelerare una massa fino alla velocità della luce, la massa, secondo la teoria della relatività, dovrebbe diventare infinita, dovrebbe avere bisogno di energia infinita per accelerarla, quello. E noi non disponiamo nemmeno in tutto l'universo di un'energia infinita. Quindi, i corpi rigidi della nostra esperienza quotidiana, come il tavolo, sono rigidi perché noi normalmente siamo fermati dalle forze tra gli atomi che mi impediscono di entrare nel tavolo se mi ci appoggio sopra. Ma queste forze tra atomi sono abbastanza modeste, basta abbastanza poco, basta anche un esplosivo convenzionale per superarle. Figuriamoci quando andiamo a scontrarci con le velocità relativistiche. Questa materia diventa assolutamente inconsistente. E questo paradosso ha dei corollari, delle implicazioni, delle varianti anche astronomiche che adesso andiamo a vedere. Quella che si trova, se io vado a cercare il paradosso delle forbici, in realtà trovo questo. Se ho delle forbici molto lunghe e le chiudo, anche se le loro punte non raggiungono velocità relativistiche, il punto di intersezione, soprattutto quando sono quasi chiuse, può muoversi a una velocità estrema. Può viaggiare più veloce della luce. Perché? Perché non è un oggetto fisico, è soltanto un punto di intersezione di due oggetti fisici, ma di per sé non è un oggetto fisico
e non può trasferire informazione. Perché anche qui, se io usassi queste forbici per tagliare un qualcosa che mi dà un segnale, in ogni caso le punte verrebbero raggiunte, come prima, dal segnale a una velocità che è inferiore a quella della luce, e quindi neanche in questo caso posso usare una cosa che si muove più veloce della luce per trasmettere dell'informazione. Una variante è questa. Qui c'è un faro che proietta una macchia luminosa, la macchia luminosa si muove e poniamo che il faro sia così potente da sparare fin sulla Luna, magari è un faro laser che proietta una macchia luminosa sulla Luna. Io faccio girare il faro, la macchia luminosa può spostarsi anche a 10-100 volte la velocità della luce. E si può fare. Perché è possibile? Adesso qualcuno mi risponderà. Piccolo suggerimento, invece del faro provate a usare una mitragliatrice. Una mitragliatrice. Invece della luce provate a sparare dei proiettili. Cosa succede? Che i proiettili che arrivano qua non sono. Sono diversi da quelli che arrivano qua. Io farò una fila di proiettili, quindi non ho un proiettile che si sposta, ma avrò soltanto i punti di impatto e quelli di nuovo non sono oggetti fisici correlati, possono spostarsi alla velocità che voglio perché non sono di nuovo. La macchia luminosa non è un oggetto fisico, è sempre diversa. L'oggetto fisico che corrisponde al proiettile è il fotone. Il fotone parte da qua, uno arriva qua, l'altro arriva qua, l'altro arriva qua, l'altro arriva qua, e viaggia da qua a qua alla velocità della luce. Questa è un'immagine. Le due macchie luminose non sono lo stesso oggetto fisico, sono due cose diverse. Quindi è come se io gli dessi semplicemente dei nomi. La chiamo macchia luminosa che si sposta, ma in realtà non è la macchia che si sposta, è solo un'illusione ottica. E adesso vediamo la variante della variante 2, che è di tipo astronomico. È 3C273, cioè la 273esima sorgente del catalogo numero 3 di Cambridge delle sorgenti radio. Negli anni 60 nasce la radioastronomia, si cominciano a studiare degli oggetti abbastanza misteriosi, si scoprono i quasar, che sono delle sorgenti lontane potentissime. Noi oggi sappiamo che i quasar sono i nuclei di galassie attive all'interno delle quali si trovano grandi buchi neri che assorbono materia e generano, con la caduta di questa materia, enormi quantità di energia. Sono in effetti gli oggetti più luminosi dell'universo. Questo quasar si trova a circa 2 miliardi di anni luce e sarebbe visibile col nostro telescopio, per esempio, tanto è luminoso. Nel 1981, esce questo articolo che aveva subito fatto venire dei dubbi, perché guardate la data di pubblicazione. Molti hanno pensato veramente che fosse uno scherzo. E invece no, è solo una, che sia uscito il 2 aprile, è proprio una semplice coincidenza. Cosa è successo? Con gli studi approfonditi su questo quasar, avanti, è stata studiata la regione centrale, dunque quella scala lì in basso a sinistra è 2 millesimi di arcosecondo, quindi stiamo parlando di immagini 1000 volte più piccole di quelle che possiamo ottenere con i nostri normali telescopi. Utilizzando le tecniche di interferometria a grande base, la VLBI, che cos'è? Noi osserviamo un oggetto con due radiotelescopi posti a un capo e all'altro della Terra. Questa è la Terra. La sintesi dei dati che arrivano a questi telescopi, fatta ovviamente in maniera numerica, ci permette di sfruttare la differenza di fase delle onde che arrivano qua e delle onde che arrivano all'altro telescopio, combinandoli come un telescopio che è grande come la Terra, che quindi ha il potere risolutivo di un telescopio gigantesco. Per questo motivo, pur utilizzando le onde radio, che di per sé hanno una lunghezza d'onda più grande della luce, quindi dovrebbero rivelare dettagli molto più grossolani,
utilizzando questa tecnica riusciamo a vedere proprio le zone più interne di questo quasar, che è così luminoso che anche a questi, tra virgolette, ingrandimenti pazzeschi, riusciamo a studiarlo. E qui vedete una sequenza di immagini, a sinistra ci sono le mappe di contorno, quindi l'intensità del segnale, a destra la stessa cosa resa in falsi colori, come se fosse, diciamo, una foto. E c'è questa macchia luminosa che si sposta. In 3 anni vedete che ha fatto già della strada, e il problema è che alla distanza del quasar, che era stimata già allora in più di 1 miliardo di anni luce, questa macchia luminosa si spostava più veloce della luce, e qui lì è proprio un oggetto che si sposta, che viaggia. Com'è possibile? All'epoca, siamo a 40 anni fa, il Big Bang non era ancora accettato da tutta la comunità scientifica, c'erano molti astronomi, diciamo così, eretici, che la contestavano e prendevano questo come esempio. Ah, vedete, vuol dire che il quasar in realtà è molto più vicino, se no come fa a spostarsi più veloce della luce quella cosa lì? E in realtà c'è una spiegazione che presuppone comunque che qua accadano cose veramente estreme, cioè ci deve essere comunque della materia che viaggia vicino alla velocità della luce, ma che viene verso di noi e ci falsa i tempi di ricezione e sembra più veloce di quello che è. Semplifichiamo al massimo. Allora, nel punto A c'è il centro della sorgente. In questa direzione, così, da A a B, viaggia un qualcosa, una massa luminosa, un qualcosa che si vede. Noi siamo qua, noi siamo molti chilometri qua sotto. Questa è la direzione della Terra. Rispetto alla nostra direzione di osservazione, supponiamo che il movimento della sorgente sia inclinato di 37 gradi rispetto alla visuale. Perché? Perché così abbiamo un triangolo facile. Abbiamo un triangolo pitagorico. 3 anni luce, 4 anni luce, 5 anni luce. Supponiamo quindi che il nostro oggetto che viaggia si sposti molto veloce, a 5 sesti della velocità della luce. Percorre questo lato del triangolo che è 5 anni luce, quindi in 6 anni. E fin qui non succede niente. Ma cosa succede? La luce che è partita quando la sorgente era lì al centro viaggia verso di noi ovviamente alla velocità della luce, quindi in 6 anni, quando questa è arrivata qua, la luce è già qui. Ha percorso questi che sono 4 più 2. E quindi rispetto al segnale che mi parte da qua è in anticipo di 2 anni. Quindi questo coso qua ha viaggiato per 6 anni, quindi noi abbiamo la sensazione di vederlo spostare in questa direzione, però lui in realtà ci ha messo 6 anni, ma a noi sembra che ce ne abbia messi solo 2, perché la sorgente viene verso di noi e quindi, diciamo, insegue la stessa luce che ha emesso. Quindi questo segnale qua, che poi viaggia verso di noi, è in anticipo rispetto a questo di 2 anni, anche se è stato emesso 6 anni prima. Questo lato qua, che è in proiezione, che è quello che noi crediamo di vedere, è 3 anni luce. 3 anni luce in 2 anni fa 3 mezzi la velocità della luce. Cioè il 150% della velocità della luce, 450.000 km al secondo. Comunque abbiamo spiegato nella maniera più semplice come un oggetto che si muove veloce può simulare un movimento più veloce della luce. Quindi quando questa roba viene abbastanza verso di noi, noi abbiamo i tempi completamente falsati. Ma in realtà appunto non è andato. Qui non c'è praticamente niente di relatività, è soltanto una questione di geometria. In realtà, come si è detto, questo evento si è mosso a velocità relativistiche, ma a 250.000 questo chilometri al secondo, cioè 5 sesti della velocità della luce, 300 diviso 6, 250.000 km. Stiamo comunque parlando di oggetti molto luminosi, magari
più massivi del Sole, che viaggiano a queste velocità, quindi i fenomeni che succedono lì dentro sono estremamente violenti, però comunque siamo sempre nell'ambito di cose che possono succedere. E adesso? Adesso Valerio ha voluto impelagarsi in questa cosa e io gli dico buona fortuna. Questo è l'ultimo paradosso, è effettivamente il più tosto da capire come fenomeno, da capire come paradosso, da spiegare come paradosso, tanto che, come vedremo, Einstein si è arrabbiato su questa cosa qua e assolutamente non era d'accordo. Quindi tenterò di spiegare questo entanglement e non me ne abbiate se non sarò chiarissimo, ma almeno qualcosa diremo. Abbiamo la scusante che uno più bravo di noi non l'aveva capito. Che cos'è l'entanglement? L'entanglement è una definizione data da Schrödinger nel 1935, quando Schrödinger, sulla falsariga di questo, tirò fuori il paradosso del gatto di Schrödinger, che Roberto in una conferenza qualche anno fa aveva raccontato, mi pare, e che indica che due o più particelle sono legate, correlate tra loro. Questo è un fatto esistente. Se c'è un fenomeno tipo due, non so, elettroni di un atomo, questi due elettroni sono tra loro legati. Se c'è un decadimento radioattivo, si possono emettere delle particelle o dei fotoni che sono tra loro legati. Quindi questo è un fenomeno, diciamo, accettato. Ma cosa succede? Quindi, se sono legati, significa che queste due particelle, poniamo due elettroni, formano un unico sistema. Secondo il principio di esclusione di Pauli, e se disponiamo di due elettroni entangled, quindi intrecciati tra di loro, che siano legati, lo spin totale del sistema degli elettroni è pari a zero. Che cos'è lo spin? Detto volgarmente, sostanzialmente è un numero quantico e si rappresenta, perché è molto simile, alla rotazione. Come se fossero due piccole calamite che hanno sempre polarità opposta. Sì. Oppure come se l'elettrone fosse un oggetto tondo, lo spin è la rotazione di se stesso. Può ruotare così o può ruotare così. Se ruota così si dice che è un mezzo, cioè lo spin su. Se ruota così si dice che è meno un mezzo, lo spin è giù. Quello che si sa è che se sono entangled, lo spin del sistema è pari a zero. Quindi uno sarà più un mezzo, si dice, su, e l'altro sarà meno un mezzo. E questo avviene sempre, ad esempio, quando gli elettroni stanno nello stesso orbitale di un atomo di elio, perché per esempio, i due elettroni sono sempre opposti. Perché devono avere almeno un numero quantico diverso, sono quattro numeri quantici, e quello che qui, se sono nello stesso orbitale, gli altri tre sono uguali, e quindi si differenziano per lo spin. Che cosa succede? Qui, appunto, poiché il valore misurato su una particella influenza istantaneamente il valore dell'altra, cioè se io misuro una particella, la particella è misuro che ha un mezzo, significa che l'altra ha uno spin di meno un mezzo. E io posso pensare di portare le particelle entangled a enorme distanza tra di loro, a chilometri, centinaia di chilometri, migliaia, anche anni luce. Se non le tocco, per così dire, continuano ad essere entangled. Allora, sembrerebbe quindi, questo è il paradosso EPR, appunto, perché dalle iniziali di Einstein, Podolsky e Rosen, che hanno scritto questo articolo schierandosi contro questa evidenza, significherebbe appunto che c'è, secondo quello che diceva appunto Einstein, che non è l'ultimo degli ultimi, una sinistra azione a distanza, l'aveva lui definita così. Qui parla proprio di una teoria fisica che deve tener conto della distinzione tra la realtà oggettiva, che è indipendente da qualsiasi teoria, e i concetti fisici che la descrivono. Il concetto di Einstein, che era fondamentale per lui, era che esistesse una realtà oggettiva.
è assoluta. E quindi diceva, allora se questo avviene, e questa è la meccanica quantistica, vuol dire che la meccanica quantistica non è completa. Cioè non dà una descrizione completa del mondo. Qualcosa le sfugge. Ha un baco, c'è qualcosa che non... Difatti il titolo dell'articolo pubblicato il 15 maggio del 1935 è può la descrizione della meccanica quantistica essere considerata completa? Questa è una domanda retorica, la risposta dell'articolo è no. Quindi è un articolo impattante, no? Di grande, dicendo la meccanica quantistica quindi non è completa, quindi non funziona in toto, non riesce a descrivere il mondo. E qua c'erano le due scuole che sempre si sono scontrate sostanzialmente tra quella dei fisici quantistici e dei fisici relativistici, per così dire, e qui azzardo già a dire qual è la soluzione. La soluzione è questa: non si possono, non c'è un trasferimento di informazioni tra l'una e l'altra più veloce della luce. Queste due particelle entangled, cioè che sono legate tra di loro, lo sono perché di fatto sono un unico sistema che è governato da una sola funzione d'onda. Quindi quando io tocco, che so, uno, mando un fotone o osservo una e leggo un mezzo, quell'altra è meno un mezzo, ma perché sono un unico, non sono i due elettroni, per così dire, ma è un sistema con un'unica funzione d'onda. Questa è una grandissima implicazione dovuta al fatto che a questo punto la teoria della meccanica quantistica non è, per così dire, una teoria locale. Cioè, e non si può considerare, secondo Einstein, adesso qui probabilmente non c'è in questa parte dell'articolo, perché qui ho riportato l'Agostat e poi c'è l'altra parte, non si può considerare che la teoria della soluzione con il teorema di Bell del 1962 e poi con altri fisici è che la teoria della meccanica quantistica non è una teoria locale. Azzardo più una cosa, apro e chiudo subito la parentesi perché poi diventa veramente complessissimo, potrebbe essere una teoria locale se non esistesse il libero arbitrio. Ma questo ci porta, no, in campi che... C'è da dire però che effettivamente Einstein aveva, tra virgolette, torto, nel senso che, come nel caso della teoria della relatività che la metteva in discussione, poi basta adesso, come diceva Roberto, mettere due orologi, uno su un aereo e uno su un'auto, e si vede, sulla Terra, e si vede che poi quando ritorno misurano due quantità diverse, qui effettivamente l'entanglement funziona. Si stanno già cominciando a costruire, a realizzare i computer quantistici che utilizzano l'entanglement. Sono in una fase prototipale, sono computer che lavoreranno a velocità molto molto più elevate rispetto ai computer attuali. Credo che un computer, mi pare che, non so, 100 anni di elaborazione di un algoritmo complicatissimo per un computer normale impiegherebbe 100 anni, un computer quantistico impiega pochi secondi. Quindi pensate quando veramente saranno realizzati, che nuova rivoluzione ci sarà. Il mondo è fatto così. Schrödinger e Bohr si erano appunto schierati contro Einstein dicendo che questo deve essere, e così effettivamente non è una sinistra azione a distanza, appunto, ripeto, non esiste, non c'è una trasformazione di informazione, ma come, perché questo è un unico sistema. Con questo avremo finito. Allora abbiamo finito, chiudiamo tutto. C'è un ultimo paradosso per finire, è il paradosso del braccio, che oggi è il suo compleanno, eppure qui invece che festeggiare è la soluzione che gli sarà piaciuto passare con noi. Va bene. Domande? Non sull'ultima slide, ma su tutte quelle prima.
Quello? È una foto fatta... La camicia penso che sia del marito della Milla. È una foto di gruppo del campo, questa. Sì, l'ho ritagliata da una foto del campo. Sì, quello potrebbe essere Enrico. Sì, potrebbe essere Enrico. Bene, nessuna domanda? No, impossibile. Sono di una certa complessità. Sì, ma poi non si ferma nemmeno, si va direttamente a schiantare contro il portellone. Ma eh sì, ci sta per un istante. Intanto che la velocità relativistica, dopodiché che sarà di nuovo. Diciamo che può entrare nel garage, ma quando decelerà il campo, quando c'è una segnalazione. In realtà anche quella, non l'abbiamo detto, ma anche quella dovrebbe essere poi trattata non con la relatività ristretta, se vogliamo, perché c'è una decelerazione, la relatività ristretta tratta solo di sistemi inerziali. Però quello che diciamo abbiamo messo soprattutto che è fondamentale perché c'è il concetto di corpo rigido che noi appunto diamo per scontato, invece non è così. Nel paragrafo del garage il concetto di corpo rigido esce, di non, corpo non rigido se vogliamo, esce in maniera prepotente, insomma. Va bene. Posso chiudere, mangiamo la torta. Va bene.